la tua idea su. Ah, sono contento, diciamo, fino a un certo punto, anche che quando si prende gol non si è mai contenti. Però devo ringraziare il mister perché comunque mi ha dato fiducia, e quando a un portiere gli si dà fiducia penso che sia il massimo, perché quello ne abbiamo bisogno. Sono contento per l'esordio, anche perché lo volevo, lo cercavo da un po', sono contento. Vediamo come va, come procede poi la situazione. Di partita, c'è stata una partita, vuoi subito queste due grosse occasioni che Buccino non è riuscito a finalizzare, ma una partita abbastanza equilibrata. Sì, 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 sono dell'idea che abbiamo creato molto di più noi che rispetto a loro. Il problema è che ci è mancata forse quella cattiveria in più sotto porta, nonostante il loro portiere abbia fatto due o tre ottimi interventi. Abbiamo creato due belle occasioni il primo tempo, due il secondo di nuovo, però per il resto penso sia stata una partita molto equilibrata. Sì, sicuramente oggi potevamo dare un segnale al campionato, abbiamo perso un'occasione molto importante, ne siamo consapevoli, però mancano ancora 9 partite e non dobbiamo abbassare la testa, continuare a lavorare e si deciderà alla fine. Sicuramente rimane un po' di rammarico. Tu personalmente hai riassaggiato il campo dopo 3 mesi? Sono fatto più o meno, sì. Subito vivace, insomma, visto, quantomeno dal punto di vista fisico, adesso come ti senti? No, io sto bene. Era la prima partita che rivedevo il campo, dispiace che poi si sia messa in questo modo. Io mi sento bene e spero di tornare utile nelle prossime partite. Luca, loro da, scusami, da attaccante, loro hanno trovato il colpo decisivo a Varese mancato con delle occasioni che si poteva sfruttare. Quanto conta un episodio del genere anche nella testa di un attaccante? E non siamo riusciti a far gol, è un dato di fatto, oggi è andata così, la prossima volta magari ne fai 4 e purtroppo sto giro non siamo riusciti a farlo, nonostante abbiamo avuto qualche buona occasione. Ti chiedo anche come mai il Varese non riesce a battere le dirette concorrenti, secondo te? Bella domanda, se lo sapessi, no, nel senso che noi ce l'abbiamo messa tutta, sicuramente non è abbastanza, perché se nelle partite quelle più importanti contro le squadre più attrezzate alla fine in casa vincono sempre gli altri, vuol dire che ci manca sicuramente qualcosa, bisognerà lavorare e cercare di capire prima possibile cosa dobbiamo migliorare, perché comunque non è ancora niente compromesso. Sicuramente adesso la strada è in più in salita, però per me si può ancora fare.